Presidente, continuate a intraprendere strade nuove? Sì, la riconversione dell'università dall'old economy alla new economy ha sicuramente cambiato la modalità, la metodologia di fare formazione, una formazione che è passata da unidirezionale che anestetizza nell'aula chiusa ad essere una formazione eterea, aperta a tutti, inclusiva, nel solco del lifelong learning, quindi durante tutto l'arco della vita, adatta ai giovani ma anche a coloro che lavorano, quindi il concetto di rivoluzione sta proprio lì. Che emozioni prova oggi? Forti, cioè nel senso che come direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi ci avviamo in un campo che è nuovo. Bisogna imparare a formare persone che lavorano nel mondo della musica secondo metodologie e tecniche diverse. Tutti, da quello che aspira a fare il disc jockey a quello che pensa che vorrà fare il grande direttore d'orchestra. Serve di formare persone in modo nuovo. Di qui noi che facciamo questo, la Pegaso progetta diciamo, formazione su misura, abbiamo costruito insieme tre master che partiranno subito dopo questa giornata inaugurale, in cui i diversi aspetti del tema fare musica verranno affrontati nel corso di, grazie a una serie diciamo, di importanti docenti che si sono resi disponibili per questa operazione. Se è cambiata la discografia e il mondo musicale possono cambiare anche l'università. No, a parte le battute, qua è importante perché quest'idea, nata in casa discoteca di Stato, quindi diciamo nella storia dell'editoria musicale e dei supporti, aveva esattamente bisogno di altro, no? Aveva bisogno di modernità, aveva bisogno sicuramente di una didattica in presenza, come si dice, ma anche di qualcosa di meno romanocentrico che consentisse l'accesso anche a chi vive in altre città o addirittura all'estero.